Ragazzuoli, vi volevo ringraziare infinitamente del supporto all'ultimo video, di tutti i like che avete lasciato, anche se non vi hanno chiesto. Vi ho appunto parlato del fatto che, diciamo, non fosse proprio un periodo super per me. Tuttora non è un periodo super, però comunque mi sembrava giusto anche far uscire dei video sul canale. Quindi io vi chiedo, se volete ovviamente, il massimo supporto. Prima o poi vi racconterò comunque questa cosa. Devo solamente aspettare un po' che se la si metabolizzi un po'. E non preoccupatevi, comunque, ve ne volevo parlare. Io vi ringrazio un sacco del supporto, un sacco di mi piace sotto i video, quindi mi state dimostrando un sacco che ci siete ancora. E grazie davvero, scusatemi il cappello, ma il cappuccio, ma è meglio così, ve l'assicuro. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, controllate di essere iscritti, perché a volte vi disiscrive, soprattutto se lo youtuber non carica tanti video, viene il risultato tipo come se voi foste inattivi, quindi tutti quelli inattivi li disiscrive, quindi date un'occhiata. Vi invito inoltre a inserire il codice PIAZPROVINI nello shop di Fortnite, taggatemi su Instagram così insomma riesco a ripostarvi. Spero che possiate godervi il video, grazie mille a tutti, buona visione, grazie boys davvero. Si parte boys, siamo carichi? Siamo carichi, sì ragazzuoli, nuova partita, nuovi scontri, nuove emozioni. È sempre il vostro caro Piazzone a quello che è il commento di questa partita. Parte il Battle Bus e parte anche la gente a tuffarsi di sotto per andare ad accaparrarsi il miglior land. Vediamo qual è la decisione di questi pro player. Agenzia, un drop interessante. Un sacco di lama, ben 5 lama. Come sempre, la zona di ovest, anche come nella scorsa partita, è molto piena. Ok, beh. No, vabbè, sta roba è mondiale, non la sapevo neanch'io. Ci spostiamo da Always Aknar. Inizia il primo loot. Vediamo un po' la situazione, magari dove la zona è un po' più affollata. Qua abbiamo subito dei fight, probabilmente. Abbiamo Rhino. Origno. No, ok, si sono allargati. Dovevano ancora atterrare. In realtà sono molto splittati. Se sono a Foschi c'è il massacro. A Foschi c'è il massacro. A Foschi c'è il massacro. E quasi quasi volevo provare ad offrirvi una visuale differente oggi su Foschi. Vediamo se può essere interessante da analizzare una cosa del genere. Vediamo come si sono suddivisi. Abbiamo Beatox e Erlins. Qui abbiamo Mercy e il suo mate. Guarda, abbiamo fatto la kill di Xujo. C'è un bel po' di gente. Vediamo, i due temporeggiano. Attenzione. Non si fightano. Non si. Hanno deciso. Ah, è vero che sono in solo. Che stupido. È vero che sono in solo, è vero. Scherzavo, era un troll. Mi sono scordato. Era abituato prima. Sono in solo, avete ragione anche voi. Andiamo. Beatox subito prova a replessare il muro ed è quello che fa. Erlins riesce subito a prenderglielo. Per fortuna la reattività di Beatox è buona. Poi C4 ai danni di Beatox, ovviamente ha tutto il tempo per spostarsi. Di conseguenza non viene hittato. Nel frattempo morto Raxxer da parte di Ronin. Abbiamo qualcuno che sta volando sopra Foschi. Sì, è vero, sono io solo. Era esatta, era prevedere la vostra attenzione, siete molto forti. Attack per lui non è abbastanza. Si porta a casa la kill Erlins. Sono morte un sacco di persone. Sono morte un sacco di persone. Occhi puntati, vediamo chi sta giocando questa partita. Sono un po' meno rispetto a prima. Ci spostiamo da Rages. Ancora Laquaze cerca di spostarsi. Ovviamente vuole evitare. Ovviamente vuole evitare questo fight, che sicuramente. Attenzione, si siede! Probabilmente ha sbagliato a cliccare qualche tasto. Forse ha provato a sbeffeggiare Temper. Non lo sapremo mai. Rimarremo con il dubbio. Prende la ditta in mano. Raquitz. Partono dei colpi di Yasuo che si immette in questo fight. Pur non essendo stato chiamato in causa. In questo momento Temper continua a dimenarsi. Anche lui subisce dei colpi ai danni. Di Risei. Ho dimenticato come si parla. Nel frattempo è arrivata la kill di Suale. Su Erlings. I due non riescono comunque a concludere questo fight, che sembra letteralmente interminabile. Vediamo la situazione da una visuale un po' più ampia, per capire quello che potrebbe succedere. Vediamo i due come si studiano. Ancora Temper. Partono dei colpi proprio da Risei.
Rakowitz riesce a chiudersi. Subisce il colpo di un razzo. Per fortuna le mura riescono a salvargli la partita. Ancora Risei continua a sparare. Nel frattempo si mette anche Paolocci in questo fight. È complicata la situazione di Rakowitz, che sta davvero attirando l'attenzione di tutta la lobby buildando. Però ovviamente senza questo build la sua partita si sarebbe conclusa molto 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 tempo fa. Vediamo come si evolverà. Rakowitz ha davvero pochissima vita e infatti purtroppo abbandona qui. Abbandona qui la partita. Ha provato a fare davvero il possibile, ma non è bastato. Occhi puntati su Temper, meglio direi di spostare un attimino il focus su qualche altro player e vedere come gestiranno appunto queste partite. Questa partita, ci spostiamo da Los Amigos. Scardona per lui, heavy sniper, armi non male, 1000 materiali, quindi la possibilità comunque di spostarsi c'è. Levata la kill di Noax, la kill di Ergidai, ai danni di Over, Satvergist. Con Los Amigos, impugna questo Scar, punta Dooms, apre il fuoco, cerca di capire come sta muovendo, prova a aiutare la testa, la mira è più o meno lì. Smette di sparare Los Amigos nonostante abbia molti colpi. Vuole comunque dosare molto bene i colpi Los, non partendo con uno spam aggressivo sul muro. Attenzione, riesce a aiutare molto bene craccando l'avversario. Los Amigos in questo momento ha 72 danni sopra. 72 danni che sono tra l'altro quelli che ha praticamente appena fatto a Dooms. Quindi comunque questa cosa gli ha permesso di stare tranquillo almeno per tutta la quarta. Safe riesce anche a concludere. Questo è molto importante. Loot per lui, però vediamo come Fabri si butta a capofitto a lootare quello che può. Subisce un 72 Fabri. Nel frattempo si mischia anche un altro player. Parliamo di Karias. Poi non si può dire. Heavy sniper per lui. Cerca di spottare l'avversario. Ancora Los Amigos. Imbraccia quello che è un heavy sniper che potrebbe tranquillamente ribaltare la situazione. Ancora con questo sniper minaccioso Los Amigos. Non ha timore, non ha paura di utilizzarlo. Vediamo Fabri. Questo Reddit 3 potrebbe essere pericoloso e lui lo sa. Infatti decide subito di richiudere. Rigno. Nel frattempo vediamo sopra l'avversario, c'è proprio Rigno. È stato ingaggiato un fight da parte di Vulpix. Los Amigos sfrutta l'occasione. C4 danni di Vulpix, è one hit Vulpix. Nel frattempo c'è un drop là sotto. Los Amigos, vediamo se sfrutterà questo vantaggio di posizionamento su Vulpix per andare a concludere e portare a 2 le kill nel proprio palmarès di questa partita. Andiamo a vedere un attimino la situazione degli altri player. Voglio proprio vedere come gestiranno questa rotation. Teniamo comunque la mappa in modo tale da capire quale sarà la direzione interessata. Vediamo Cred e Basta che decide di jumpare. A seguire anche Rigno e Smocca. Molti player sono in una situazione di probabilmente di svantaggio, perché devono fare davvero una rotation lunghissima. Uno fra questi è proprio chiuso. A seguire Swokol. Proprio Los Amigos che decide di utilizzare una jump. Una jump utilizzata molto bene, perché non la fa utilizzare a nessun altro. Vediamo proprio Los Amigos. Vediamo un focus su di lui. Vediamo la situazione. Los Amigos viene laserato da dietro proprio da Vulpix, che ha ripreso comunque la situazione HP. Los Amigos entra nel box dell'avversario praticamente. Riesce a craccarlo. 32 colpi di pompa sicuramente basteranno per gestire bene questo endgame. Moltissimi mini. Purtroppo non a flopper, quindi voglio vedere come gestirà le ultime zone, gli ultimi cerchi di questa partita. Ancora Los Amigos. Siamo alla quinta zona, dovrebbe partire alla sesta. Quindi parliamo del moving circle, il primo. Ancora Los Amigos. Sono davvero tantissimi player in questo endgame. È arrivata la kill di Jix, anche la kill di Risei. È riuscito a prendere il moving, questo è molto buono per lui. Sfruttiamo i mezzi che Fortress ci mette a disposizione per vedere quello che è la situazione attuale di questa partita. Abbiamo Regez in totale high ground, molto bella la posizione sua. Teniamo comunque la mappa semplicemente per capire dove dovranno andare i player. Sono davvero tantissimi, è arrivato il razzo di Blackins. Vediamo Rage in full high ground, davvero un high ground incredibile. È arrivato la jump di Barte.
Parte anche lo Storm Surge, ovviamente. Tutti che jumpano, tutti che si portano nella zona più vicina possibile a quello che è questo moving circle. E vediamo come ruoteranno le persone che invece non hanno questa possibilità di jumpare. Come riusciranno loro a ruotare. Molto interessante questa cosa. Vediamo come gestiranno questa rotation. Eccoli qui, vediamo ancora Rage che comanda l'airground di questo... di questa partita. Infatti poi viene letteralmente squagliato Blackins. Sono davvero tantissimi, parliamo di 31 player. Ci spostiamo da Rage intanto. 1000 danni sopra. Davvero 1000 danni sopra, sono una sicurezza per lui, ma non ne ha abbastanza e continua a hittare. Noax che gli svolazza vicino. Rage ha un lanciarazzi, non ha paura di usarlo. Infligge danni probabilmente ad Andro. Viene sdraiato di sotto, ma riesce comunque ad attaccarsi. Ci spostiamo magari in una situazione di mid ground, proprio da Rigno, che in realtà sta gestendo il full load di questa partita. Ancora Rigno, posizione particolare, a Temper molto vicino. Temper non lo sa, imbraccia il fucile, carica il colpo. 54 blu, non un danno troppo, troppo esagerato, ma comunque un danno che inizia a far preoccupare l'avversario. Ancora Rigno, pompa blu per lui. Capisce che la situazione è problematica, perché la Storm assolutamente non ha rivali e continua ad andare avanti. Interperita, non ha paura di nessuno, quindi deve assolutamente procedere con questa rotation. Ancora Rigno, ha moltissimi player vicini. Utilizza lo sparabende, decide di droppare tutto quello che ha per lo sparabende. E non è la mossa adatta, perché Flame sfrutta questa occasione per portarsi a casa questa kill. Ancora Wolfitz. Wolfitz invece ha una delle armi molto interessanti, e soprattutto ha questo rampino magico che ti permette senza timore, senza paura, di prendere le ground, per poi andare letteralmente a sterminare tutti coloro che saranno provando a contestarglielo. Ancora Wolfitz, sopra tutti. Abbiamo sotto Xyuzo. Comanda ancora questo endgame lui. Ci spostiamo e sfruttiamo una delle nostre camere per andare a vedere la situazione per quanto riguarda questo endgame. Rage non vuole sapere assolutamente nulla e prova a sdraiare le ground, ma non è abbastanza. Wolfitz nel frattempo continua a spammare. Vediamo quanti sono i player di questo endgame. Quanti sono? Abbiamo Temper, abbiamo Vespa, abbiamo Andre, Gioberga, abbiamo Kari, abbiamo Xyuzo in mid game. Kaskun si riesce a curare, ha dei flopper, questo sicuramente gli permetteranno di gestire molto meglio la zona di Ilofa. Abbiamo Wolfitz, soprattutto Ragez capisce che non conviene contestarlo, decide di lasciargli le ground, ma carica comunque quel lanciarazzi. Ok, potete su Ragez che non vuole lasciargli like. Wolfitz risponde con del fuoco che sicuramente non è amico, e Ragez infatti lascia qui purtroppo il campo di battaglia. Wolfitz in questo momento ha la ground totale della partita. Abbiamo anche Kari che viene letteralmente laserato da Wolfitz. Abbiamo anche Ronix, Xyuzo riesce a concludere in bellezza questo endgame, portandosi a casa una kill. Situazione molto 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 interessante, perché abbiamo una zona di high ground di Wolfitz, una zona di mid ground di Ron, una zona di low ground totale da parte di Xyuzo. Qui andremo a vedere quale delle tre zone sarà la più interessante da gestire. Xyuzo e Ronny aprono un fight interminabile. Andiamo ad avvicinarci grazie alla cama aggiuntiva. Qui abbiamo uno Xyuzo contro Wolfitz. Vediamo chi dei due riuscirà a portarsi a casa questa seconda partita. Continuiamo a seguire i due. Wolfitz ha una zona, ha una posizione molto interessante. Xyuzo, vediamo se riuscirà a diloffare. Andiamo a vedere proprio lui da vicino. Non ha purtroppo di flop, ha delle armi molto 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 interessanti. Di conseguenza vediamo come riuscirà a gestirle. 1v1, la situazione si fa sempre più calda. Xyuzo purtroppo scivola di sotto. Non è troppo grave, però Wolfitz sfrutta questo errore di Xyuzo per andare a provare a fare più danni possibili. Ci spostiamo in questo momento da Wolfitz. Tre flopper per lui, situazione di vantaggio davvero notevole. Vediamo Wolfitz come riesce in qualche modo a davvero togliere un sacco di danno a Xyuzo, e va a confermare una kill che era già stata abbastanza preannunciata. Ci tenevo a congratularmi nuovamente con tutti i player, ovviamente a maggior ragione con Wolfitz, che ha concluso questa partita portandosi a casa una splendida vittoria. È stata una bella partita, mi sono divertito e prepariamoci a vedere la prossima partita.